Ciao a tutti e bentornati, anzi benvenuti nella mia stanza a Brno. È la prima volta che registro un video qui dentro e la luce è buona, il clima anche, quindi incominciamo. Questo vuole essere un video di ringraziamento, infatti ho raggiunto i 1000 iscritti sul canale. Al momento siamo 1500, quindi piano piano stanno sempre aumentando e questa cosa mi rende molto felice. Grazie a tutti coloro che hanno trovato il tempo di schiacciare iscriviti, magari hanno anche attivato la campanella delle notifiche o comunque trovano interessanti contenuti che ho da condividere qui con voi. È un viaggio iniziato nel marzo del 2020, ci ricordiamo tutti che periodo fosse, le difficoltà che c'erano, e ho cercato di portare la mia esperienza sia da studente e ora cercherò anche da giovane lavoratore, provando a condividere il più alto numero di contenuti possibili che possono essere utili a voi e anche divertenti per me da fare. 1000 iscritti non è il traguardo della vita, ma è un primo step importante, soprattutto su YouTube, che è una piattaforma che ti insegna ad essere molto paziente. Infatti io pensavo, nella mia totale ignoranza, di raggiungere questo traguardo nel giro di un mesetto e mezzo. Pensare che dopo 30 giorni, 35, avevo appena 98-99 iscritti, quindi in realtà mi sono andato a schiantare contro un iceberg, un po' come il Titanic. Detto ciò, mi sta insegnando molto la costanza e soprattutto cercare di essere sempre originale e di portare dei contenuti di valore, perché è questo quello che fa la differenza. Il video può anche essere magari un po' ripreso da altri, può essere preso magari di ispirazione, non è magari originalissimo. Quello che però fa la differenza è il contenuto che c'è all'interno, che ovviamente poteva essere originale e anche un po' rimodulato a modo proprio, anche perché sennò se tutti scopiazzassero gli altri creators sarebbe un po' noioso, ecco. Spesso in realtà sulla piattaforma vediamo dei video che si ripetono, vediamo dei contenuti un po' simili agli altri, però se guardiamo bene in realtà quello che possiamo notare è parecchia originalità, ed è quello che sto cercando di portare con fatica, perché non è mai facile uscire con nuove idee, con nuovi contenuti, con nuovi prodotti in un certo senso. Detto questo, grazie ancora, perché è un bellissimo traguardo e ora puntiamo ai 2000, puntiamo ai 3000, 4000, 5000, insomma tutto quello che viene dopo è stupendo. Oltre alla pazienza e alla costanza, YouTube mi ha insegnato anche ad essere creativo nei momenti in cui la creatività magari viene un po' meno. Questo anche nella vita, anche nelle nostre faccende quotidiane, sicuramente è molto importante. Cercare di sbrogliarsi da delle situazioni che possono essere un po' complicate con un colpo di genio, beh, è molto utile in realtà. Come sapete, adesso io sono qui a Brno in Repubblica Ceca a lavorare. Se vi siete persi i video precedenti riguardanti Praga, lo stadio abbandonato e il mio trasferimento qui, vi lascio in descrizione, o comunque ho dedicato una playlist apposita che si chiama Repubblica Ceca e vi invito ad andare a vederla, perché condivido un po' tutti i video, tutte le mie esperienze che farò qui in questi 2 mesi e mezzo. E la maletta che ho addosso in realtà è pulita, però non ho il ferro da stiro, quindi è un po' complicato stirarle. Comunque è dell'Università di Debrecen in Ungheria, e ringrazio ancora tra l'altro tutte le persone che hanno visto il video delle università, ovvero quando ho chiesto a tutti gli atenei europei una felpa, una maglietta, un gadget gratuito. Quello lì sicuramente è uno dei contenuti più originali che ho cercato di tirare fuori, un po' ripreso forse anche da altri creators, però originale per l'Europa. E ringrazio anche le università che hanno speso tempo, denaro e risorse per inviarmi gadget, magliette, felpe, insomma tutto l'armamentario possibile. Insomma, il tempo dei ringraziamenti è ampiamente finito. Quello che vi posso promettere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è sempre più contenuti. Arriva l'estate, ci sono tantissime attività qua da fare, voglio portarvi la mia esperienza da giovane lavoratore, come vi ho detto prima, in Repubblica Ceca o comunque all'estero, insomma un italiano che va fuori e cerca di portare un po' il proprio vissuto, che può essere anche utile magari tra qualche anno per qualcuno che, non so, spulcia qua e là sui video di YouTube per cercare consigli utili per andare a vivere a Brno, perché comunque è un'ottima città e ve la consiglio anche solo da visitare. Ma comunque grazie ancora di cuore, ci tengo veramente tanto, a presto con nuovi video, un bacione a tutti.